Eccoci subito di nuovo qua, adesso con me c'è Stefano, proprietario della civetta. Ciao Giulia. Come stai? Tutto bene, tutto Come bene. Sta andando questo evento? Figo, veramente bello. Sei contento? Sono contento, ho anche vinto 2 partite su 3, quindi... Accettabilissimo. Ho giocato Topolino, è stato bello. Al mazzo giallo-viola? Esattamente. Bello. Esatto, è lo stesso bello. Che ho scelto io, che mi deve arrivare. Bello. E sono contento perché abbiamo avuto 33 partecipanti, quindi un bel successo per questo pre-release. E soprattutto tutti si stanno divertendo. Sì, vedo c'è tantissimo entusiasmo che si sente, si percepisce, anche se io sto ferma qua da ormai non so più quanto tempo, però si percepisce un entusiasmo sì, di tutte... Intorno è tutto entusiasmo. Sì, è tutto entusiasmo intorno. E quindi... poi ecco, non ci sono stati screzi, nessuna discussione, no, tutto un bello. Clima molto rilassato, molto bello. Familiare, molto bello. Sì. Fossero tutti gli eventi così. Sì. Quanto sono importanti questo, quanto è importante questo tipo di eventi per locali come il tuo? Allora, noi abbracciamo un po' tutti i tipi di clientela. Certo. E, però ecco, il gioco organizzato è fondamentale, tant'è che più o meno ogni sera da noi si fa un gioco diverso. Infatti ora introdurremo anche la serata per l'Orcana. Cioè, quindi partirà ufficialmente una volta a settimana? Sì, una volta a settimana di solito, sì, perché più o meno è anche quel ritmo e poi anche in sinergia con gli altri negozi, gli altri locali, è anche corretto fare più o meno una sera a testa, un giorno a testa. Noi ragioniamo un po' così, vabbè, ma tu fai il lunedì questo gioco, ok, noi lo facciamo il mercoledì, tu fai quest'altro giovedì, ci organizziamo un pochino per dare il giusto spazio a tutti, essere tutti contenti. Una sorta di routine in generale. Esatto, sì. Molto bene. E, anche perché voi appunto poi qui si svolgono, lo dicevo prima, c'è tutta una sala sotto che è a disposizione, che non so se alla fine stasera è stata utilizzata, ma che si poteva utilizzare anche stasera se volevate venire a dare un'occhiata alla civetta e sbirciare l'Orcana, ma poi giocare a qualcos'altro. Potevate utilizzare anche la sala sotto, si può giocare anche di ruolo. Esattamente, perché sì. C'è lo spazio anche per giocare di ruolo. Due salette dedicate al piano di sotto. Abbiamo un'altra sala grande e poi due salette che spesso vengono utilizzate per il gioco di ruolo. Tant'è che noi anche lì settimanalmente con dei nostri master selezionati facciamo delle avventure e si può partecipare anche lì gratuitamente e liberamente di tutti i vari giochi di ruolo. E è divertente anche perché si gioca sempre con persone che non conosci, quindi tendi a fare amicizia con persone nuove. Certo, quindi se siete alla ricerca magari di, se siete a Roma, siete alla ricerca di gruppi di gioco, ma non ne avete uno, potete venire a giocare anche di ruolo qua. Questa è una cosa sempre molto importante perché è sempre molto ricercato. Sì. Le persone cercano sempre, non sanno mai con chi giocare, quindi è estremamente importante che ci siano luoghi come questo. Sì, perché c'è il fatto che tu c'hai il tuo gruppo, poi lo chiami, stasera si gioca, no ma io non ci sto, no ma io ho litigato con la fidanzata, no guarda io domani ho un esame, domani ho dal lavoro, e praticamente non giochi più col tuo gruppo. Invece la cosa bella di giocare in un locale è che comunque ci stanno sempre quelle 5-6 persone con cui giocare. E che se non potete giocare a casa vostra perché magari non avete spazio eccetera eccetera, c'è un posto che vi mette a disposizione dello spazio per poter giocare di ruolo, conoscere nuovi giocatori, conoscere nuove persone eccetera eccetera, e da oggi giocare anche all'Orcana. Esattamente. Ufficialmente. Ci siamo pronti, abbiamo tutto. Siamo pronti. È veramente questi 3 partecipanti, ma c'è anche altra gente che è venuta a curiosare però. Sì, ci sono anche molti curiosi che sono venuti a vedere il gioco, a conoscerlo o a prendere magari anche qualche bustina, qualche mazzo, iniziare a comprare qualcosa, esatto, anche se non hanno giocato comunque hanno acquistato, hanno preso qualcosa e poi tanti che sono invece venuti a giocare ai più di 6.000 giochi che abbiamo a disposizione. Come sempre, infatti mentre noi sopra stiamo facendo il torneo, sotto stanno giocando bene, visto io sono scesa prima 6 ore fa, esatto, ora si tiri a facci, prima sono scesa, sono non c'era nessuno, invece sono aumentati, bene, anche perché è effettivamente molto molto grande il posto, quindi la civetta riesce a ospitare più di 100 persone tra le 4 sale, per capirci. Hai voglia a giocare così. Potete venire a giocare quando volete, siete aperti tutti i giorni, tutte siamo le aperti, sere 7 su 7. E lunedì, martedì e mercoledì apriamo dalle 8 all'1, giovedì dalle 7 all'1
venerdì e sabato dalle 7 alle 2 e domenica dalle 7 all'1. Ok, quindi un comunque orario un esatto. E trovate però sempre tutti gli orari sul profilo Instagram, sì, naturalmente, sul profilo Facebook della Civetta, sì. E naturalmente anche su Google direttamente il sito, esatto, con tutti gli orari, eccetera, eccetera, per essere sempre super aggiornati. E se volete venire a dare un'occhiata, quindi lo trovate sempre aperto. Esattamente. Poi tutte abbiamo anche sere aumentato i condizionatori, quindi adesso insomma l'aria condizionata. Si sente infatti un po' l'aria. Oddio, non si sente tantissimo, però. Però c'è. Sì, qui perché noi abbiamo un sole. Esatto, anche perché ho una luce in testa. Esattamente. E questo è il punto più caldo e bollente del locale. Esatto, l'angolo del Sara. Se vedete, esatto, se vedete Stefano che sta cercando di schivare la luce in tutti i... Io ormai sono immune praticamente, ormai. Infatti mi sto abbronzando. Esatto. Però vabbè, io ormai immune. Oggi è la terza live che faccio, quindi ormai proprio... E vai. Alla grande, quindi va così. Allora io, immaginate, Stefano, ti ringrazio tantissimo per esserti, dai, prestato alla luce del sole e alla, dai, live, essere passato qua e aver ospitato anche la live l'intera diretta. Io vedo un uomo laggiù con dei regali per te. Alberto, che stai facendo? Ma glieli vogliamo dare questi regali o te li vuoi portare a casa, Alberto? Ma in che senso regali? Dai, su. Dai, su. Alberto, c'è un regalo per te. Vai. Ma in che senso regalo? Ha deciso Alberto di fare un regalo. Vai, Alberto. Ti do il mio aiuto. C'è Alberto. C'è Alberto, che è un altro volto importantissimo della Civetta, direi. Sì, sono Alberto e sono giorni che non bevo. Ah, non era quello? È da stamattina che sto combattendo. Non gioco da 5 minuti. No, in realtà sapete che non gioco da 10 giorni, perché organizzare queste cose è veramente pesante e per me è tipo un incubo. Comunque, a parte questo, non sono solo da parte nostra, ma anche da parte di quel tizio che vedi laggiù. Dario, grazie. Lui, andiamo in ordine. Lui ha detto, io già facevo Babbo Natale per i bambini in ospedale, quindi mi tocca, tanto finisco sempre a fare Babbo Natale ogni anno. Natale forever, Alberto. Babbo Natale è bello. Io sono Babbo Natale, l'ho sempre detto. Noi tutti siamo Babbo Natale e io credo ancora in Babbo Natale. Anche io. Tutto a Natale, ma anche non c'è. No, io sono Babbo Natale perché, ho detto, ogni anno è la cosa più bella che facevo quando lavoravo con i bambini. Bellissimo. Allora, anche lui è Babbo Natale. Questi te li regala Dario. Grazie. Grazie mille. Aspetta, grazie. Il cambio. Vieni Albi, siediti, alzati, vieni qua. Stai forse anche più. Grazie mille Stefano ancora. Il cambio in diretta. Eccoci allora, qua. Questo invece, grazie, è da parte mia. Grazie. Un mazzo, puoi decidere, grazie, di prendere sia questo che sia quello aperto, tolto la scelta. Ah, ok. Puoi, ok, quello che vuoi. Grazie poi, mille. Penso ci sia anche il terzo a disponibile. Poi, ok. Questo è quello scenico. Grazie, questo è quello scenico, poi sceglierò. Grazie poi, mille. Sette completo di promo della serata. Questo da parte di Stefano. Grazie. Questo, anche ragazzi, è l'unico che poteva scegliere di fare una cosa del genere. C'è le tre carte promo. Dario mi sta odiando, da lì dietro lo vedo che mi sta odiando. Le tre carte, tutte e tre. Beh, sei stata qua quasi tre ore? Sei stata qua quasi tre ore. Dalle otto e mezza sono dalle otto e mezza sono mezzanotte. Direi anche qualcosa più di tre ore. Sì. Direi che ti meriti queste altre. Grazie, grazie mille, grazie infinite. Grazie. Comunque, grazie davvero. L'evento sta andando al quarto turno. Sta al quarto turno, abbiamo quasi finito. Ricordiamo che non ci sono premi in questo torneo, ma solamente le spillette che a ogni turno vengono estratte, viene, esatto, estratto il vincitore, e per tutti i partecipanti una carta promo tra queste tre in maniera, esatto, casuale. Totalmente casuale. Totalmente, quindi, casuale. Loro poi se le stanno scambiando per quelle preferite, cioè, giustamente, io ho preso questo, no, giustamente, quella, no. Normalmente la parte più bella di un gioco di carte è lo scambio. Sì, e Disney poi, in cui tu sei già affezionato a dei personaggi, tu cerchi il tuo personaggio preferito, c'è poco da fare. Mi aspettavo che tutti volevano Topolino, invece tutti stanno cercando lui. Veramente? Sì. È incredibile. Ma Eiei è molto simpatico. Eiei, io ho detto tutti Topolino, no, Eiei, dai che c'è Eiei. Turno 5, mi sa che devo andare. Ah. Cioè questo e l'altro, sì, sono 5 turni in tutto, sì. Ok. Era chiarissimo. Grazie mille. Non ce la posso più fare. Ciao, grazie mille. Grazie mille a voi. Vado. Grazie mille a voi, torniamo tra pochissimo.